dal punto di vista io non rischio questa campagna, questa iniziativa, c'è quindi un'attenzione alla sensibilizzazione del cittadino, nel senso che per la MES, per prevenire eventuali pericoli, si deve partire da una conoscenza come si deve agire in determinate occasioni. Sì, la campagna di non rischio promossa dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha come obiettivo la comunicazione e la divulgazione di quelle che sono le buone pratiche di protezione civile. E come amministrazione comunale abbiamo supportato da sempre quelle che sono le attività della campagna di non rischio in collaborazione al Dipartimento Regionale di Volontariato, nonché alle associazioni di volontariato cui fanno parte i formatori di questa campagna, i divulgatori delle informazioni alla popolazione. Quindi questa sinergia serve appunto per accrescere quello che è l'interesse verso la protezione civile e far sì che il cittadino sia consapevole dei rischi del territorio, presenti sul territorio su cui si vive. E per l'attuazione poi di tutta una serie di misure, lei si è molto occupato quest'anno ovviamente con la sua delega proprio di questa prevenzione, che cosa ancora si deve rafforzare in relazione a un territorio così fragile che ha bisogno anche di grosse risorse per poter essere messo in sicurezza? Penso la zona di Messina Sud, penso al torrente Zafferia, ma tutta una serie di situazioni che devono essere oggetto d'attenzione. Sì, per quanto riguarda il rischio idrogeologico, dobbiamo pensare che è un problema che investe tutta la nazione, non solo l'Italia, ma anche altri paesi dell'Unione Europea. Le risorse necessarie a mettere in sicurezza tutto il territorio è chiaro che sono incommensurabili, sono veramente inquantificabili e dalla nostra parte noi facciamo quello che consente la nostra azione, cioè che è quella di fare degli interventi volti a mitigare i rischi soprattutto nelle zone dell'abitato, dove praticamente per la loro messa in sicurezza è chiaro che ci sono anche competenze sovraordinate a quello che è all'ente locale. E per quanto riguarda invece autobotti, situazione COC, qual è adesso in relazione all'emergenza acqua in alcune zone della città? Guardi, questa domanda non è connessa con quello di cui stiamo parlando, però fa parte di quelle che sono le attività della protezione civile. La protezione civile con le sue 14 autobotti sta continuando a dare supporto ad AMAM per fronteggiare eventuali criticità. Le criticità sono notevolmente diminuite e quindi siamo in attesa di vedere. Ora in media quanto sono le domande? Ma guardi, ieri abbiamo avuto una cinquantina di richieste di rifornimento, però alcune erano pure discutibili. Quindi quelle serie sostanziali le siete riusciti a... Le abbiamo evase tutte le richieste.